Ciao a tutti carissimi amici e ben ritrovati sul canale YouTube dell'Ace Make a Diary. Il video di oggi vuole essere una piccola guida introduttiva per tutti coloro che si apprestano a iniziare a imparare il merletto a fuselli. Oggi volevo spiegarvi i movimenti base. Ho preparato due coppie di fuselli. Sul mio canale c'è il video dedicato che vi spiega come preparare una coppia di fuselli con anche il nodo per legare il filo. La prima cosa che bisogna dire del merletto a fuselli è che si lavora sempre a coppie. Quindi ogni volta che si appresta a iniziare un lavoro, anche nelle istruzioni che vi do nei miei video o che potete leggere in alcune riviste, ci si riferisce sempre a numero di coppie e mai a numero di fuselli. Posiziono due spilli distanziate tra loro, in modo così da vedere bene il punto. Quando ci si appresta a iniziare un lavoro, si mettono sempre le coppie a cavallo dello spillo, in questo modo. È importante anche avere i fuselli allineati. Questo vi permetterà di avere un ordine nella lavorazione. Innanzitutto, come si prendono i fuselli? Nella tradizione canturina, quindi anche nella tradizione del tombolo cilindrico, i fuselli si prendono in questo modo, si prendono in mano in questo modo e si tengono dalla parte più grossa in questo modo. Dopodiché inizio a spiegare i movimenti base del merletto a fuselli. Ci sono due movimenti base nel merletto a fuselli che si andranno poi a replicare in tutte le altre lavorazioni e in tutti i punti che andrete a imparare. Il primo movimento che deve essere imparato è la girata. Quindi, prendendo in mano i fuselli, giriamo il fusello che abbiamo a destra sopra quello di sinistra. Quindi, giriamo il fusello in questo modo. Rivediamo. Abbiamo quattro fuselli. Uno di sinistra e uno di destra. Uno di sinistra e uno di destra. Giriamo il fusello che abbiamo a destra sopra quello di sinistra. Giriamo quello che abbiamo a destra sopra quello di sinistra. Questa è la girata. La girata deve essere sempre fatta verso sinistra. Quindi giriamo prendendo in mano i fuselli in questo modo. Facciamo girare il fusello di destra, questo e questo, sopra quello di sinistra. In questo modo. Questa è la girata. Dopodiché abbiamo il secondo movimento del merletto a fuselli, ovvero l'incrocio. L'incrocio, come dice la parola stessa, è un incrocio di fili. Quindi incrociamo i fili centrali. Il fusello di destra passa sopra il fusello di sinistra, in questo modo. Il rosso sopra il bianco. Rivediamo. Questo è il secondo movimento del merletto a fuselli, l'incrocio. Quindi si incrociano i fili centrali. Il fusello di destra passa sopra il fusello di sinistra. In questo modo. Questi sono i due movimenti del merletto a fuselli.
rivediamo la girata, quindi il fusello di destra passa sopra il fusello di sinistra e l'incrocio, il fusello di destra passa sopra quello di sinistra e prende sempre e considera sempre i fuselli centrali. L'alternarsi di girata e incrocio, quando abbiamo due coppie di fuselli, viene chiamata cordetta. Quindi, se andiamo a fare ancora una girata, quindi il fusello di destra passa sopra quello di sinistra, e un incrocio, quindi il fusello di destra passa sopra quello di sinistra, abbiamo fatto un altro punto. E vediamo che siamo ritornati con le coppie dello stesso colore, bianca e rossa. Rivediamo in dettaglio. L'elemento fondamentale che bisogna imparare è non guardare i fuselli. Bisogna sempre fare riferimento al movimento dei fili. Questo è anche il motivo per cui non inquadro mai le mie mani, perché le mani fanno sempre lo stesso movimento, bisogna sempre guardare i fili. Rivediamo. La girata prendiamo il fusello di destra e lo passiamo sopra quello di sinistra, in questo modo. Il verso è sempre verso sinistra. L'incrocio, prendiamo il fusello di destra, rosso, e lo passiamo sopra il fusello di sinistra, bianco, in questo modo. L'alternarsi di girata e incrocio fa sì che formiamo una cordetta. Quindi se giriamo, facciamo una girata o una torcigliata, perché è la stessa cosa, lo possiamo sentire in diversi modi. Incrocio, girata, incrocio, girata, incrocio, girata, incrocio, girata, incrocio. Rivediamo. Ho appeso due coppie di fuselli, una coppia rossa su uno spillo e una coppia bianca sull'altro spillo. Andiamo a vedere il movimento base. La girata. Il fusello di destra di ogni coppia passa sopra quello di sinistra. L'incrocio. Il fusello di destra della coppia rossa passa sopra il fusello di sinistra della coppia bianca. Questi sono i movimenti base del merletto a fuselli. E questi li ritroviamo in tutti i punti. Se combiniamo girata e incrocio, formiamo quello che viene chiamata la cordetta. Quindi, girata, incrocio, 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 girata, incrocio. Questi sono i movimenti base del merletto a fuselli. Quello che abbiamo creato è una cordetta. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutti i vostri amici.
A presto sul canale YouTube dell'Ace Make a Diary.